delle serie che ti prendono da un parametro z o x a seconda se z è complesso o reale, e al valore di questo parametro la serie può essere o meno convergente. I valori per cui il parametro è convergente si chiama il dominio della serie. Bene. E quando definite questo insieme potete anche chiamare la funzione che associa ad ogni numero z per cui la serie è convergente il numero che ottenete come somma, definite così una funzione. Bene, anzi, diciamo alle origini dell'analisi della matematica, quasi tutte le, cioè tutte le funzioni che venivano prese in considerazione avevano questa forma. Bene, poi le cose sono complicate, però diciamo questo è il prototipo di funzione che uno studiava. Allora, sul dominio di convergenza abbiamo visto che per questo tipo di serie di potenze è quello che bisogna fare per calcolarlo è innanzitutto individuare z0, che è il centro, e poi individuare il raggio di convergenza. Questi due dati vi dicono che cosa? Vi dicono che il dominio che state cercando contiene senz'altro il disco di centro 0 raggio R, bene, quindi conterrà esatto anche senz'altro i punti all'interno, e al massimo conterrà alcuni punti del bordo in più. Va bene, quindi il dominio di convergenza ha sempre una forma, appunto un disco con un centro, un certo raggio, rimangono ancora in sospeso cosa succede sui punti del bordo, e in quel caso bisogna guardare nel dettaglio la serie per capire cosa succede. Allora, per il raggio di convergenza abbiamo visto che ci sono due formule che si possono utilizzare, che sono sfruttando il criterio del rapporto e il limite del reciproco, il limite di questo rapporto poi bisogna fare reciproco, oppure un'altra formula è il reciproco alla diciannesima di n, il modulo. Dovete sempre mettere i moduli perché sul segno che può avere il coefficiente non è chiaro, cioè potrebbe non essere, non avere il segno costante. Beh, qui innanzitutto è necessario perché fate una radice, quando fate la radice di indice pari questa roba qui deve essere positiva, ma anche quando fate il rapporto dovete mettere i moduli in maniera tale che il limite venga qualcosa che è maggiore o uguale a 0, perché il raggio è una, insomma, ha una definizione geometrica e quindi ci vuole che sia maggiore o uguale a 0. Allora, quindi poi abbiamo visto alcune serie da ricordarsi, alcuni sviluppi da ricordarsi, ma sono gli sviluppi che abbiamo visto nella prima parte, e ad esempio logaritmo di 1 più z, per esempio questo era uguale a z alla n più n, cioè meno 1 alla n più 1, che parte da 1 al più 1. Oltre a sapere, diciamo, la formula, bisogna anche sapere il dominio dove è definita questa uguaglianza. Attenzione, non il dominio della funzione logaritmo, ma il dominio dove è definita questa corrispondenza. E in questo caso, se calcolate il raggio di convergenza vi viene 1, il centro è 0, poi bisognerebbe vedere anche sui bordi, quindi diciamo senz'altro il dominio, facciamolo su z, contiene senz'altro il disco di centro 0 e raggio 1, però in realtà si riesce anche, quindi contiene senz'altro questo insieme qui, però con un po' più di fatica si riesce a dimostrare che il dominio è dato da tutto il disco compreso il bordo tranne un punto, che è il punto meno 1. Bene, quindi quando imparate questa corrispondenza ricordatevi anche per quali valori la potete utilizzare, altrimenti potrebbe essere che l'applicate per un z che, per cui non c'è questa uguaglianza, è sbagliato.
Per vedere che, per esempio, diciamo il punto 1 sta nel dominio, basterebbe sostituire 1 qui dentro e verificare se la serie numerica converge. Se mettete 1 qui dentro, la serie converge per Leibniz. Il punto invece meno 1 non ci sta dentro, perché se sostituite qui meno 1, qui ottenete un segno costante e ottenete la serie l'opposto della serie armonica, quindi la serie non è convergente. Per gli altri punti sul bordo non facciamo la dimostrazione, però in quei punti la serie converge qui e c'è questa e vale questa uguaglianza. Ecco, poi vi ho anche detto che le serie di potenze si possono derivare all'interno del dominio. Quando parlo all'interno del dominio voglio dire tutti i punti tranne il bordo, quindi l'interno del dominio, l'interno di V è uguale a z minore di 1, quindi i punti del bordo si devono comunque togliere. All'interno di questo dominio potete derivare, per esempio, se derivate separatamente otterrete un'altra uguaglianza tra funzione e serie. Allora, per esempio, se derivate questo, se deriviamo questo viene 1 su 1 più z, no? Vediamo se derivando l'altra parte otteniamo esattamente la stessa identica cosa. Allora, proviamo a derivare qui, quindi deriviamo qua e deriviamo qua. Allora, attenzione, quando derivate qui state facendo un'operazione potenzialmente pericolosa, perché derivate una somma di infiniti termini, bene? Quindi non è che si applica la derivata alla somma uguale alla somma delle derivate. Siccome una serie di potenze siete all'interno del dominio, potete fare questa cosa. Bene. Quindi facciamo questa cosa, proviamo a derivare, che cosa succede? Viene meno 1 alla n più 1 per n per z alla n meno 1 diviso n, derivata rispetto a z. Questo si semplifica, qui avete n che va da 1 a più infinito, questo non è cambiato. E vediamo un po' che cosa possiamo ancora fare per semplificare, per riconoscere questa serie. Allora, per esempio, l'n si è semplificato, poi possiamo mettere assieme questi due, viene meno z alla n meno 1, n uguale a 1 più infinito. Attenzione, qui sembra che mi sono perso da n meno 1 a n più 1, ma in realtà è la stessa identica cosa, no? Abbiamo già osservato che quando fate meno 1 alla n più 1 è la stessa cosa che fare meno 1 alla n meno 1, perché quello che conta è se questo numero è pari dispari, non è che cambia il valore, cambiando il valore cambia sempre anche l'operazione. Quindi mettete assieme. Questo come può anche essere interpretato, così vediamo un po' quello che si può fare con gli indici. Se voi partite da 1 più infinito e qui togliete 1 ogni volta che applicate l'indice, diciamo che è come partire da 0 e poi andare più infinito, la stessa cosa, solo che qui dovremmo mettere n, va bene? Quindi o partite da 1 più infinito e poi ogni volta sottraete 1, oppure sottraete 1 dall'inizio e poi applicate l'indice verde. Beh, ma questa qui è una serie geometrica, e questa qui è uguale a come somma 1 meno meno z. Questa corrispondenza qui, attenzione, vale se z è di modulo minore di 1. E quindi qui ottenete 1 su 1 più z. Ecco, notate che questo, che abbiamo ottenuto derivando questo, è uguale a questo. E questa corrispondenza però dove vale? Vale solo in questo caso qua, quando il modulo di z è minore di 1, quindi all'interno del dominio, per cui è necessario che sia all'interno del dominio, perché per esempio se noi facessimo la stessa cosa per z uguale a 1, qui non potremmo dire che la serie converge. Va bene, allora questo era un esempio per far vedere che altre operazioni si possono fare sulle serie. La derivazione termine a termine è un'operazione classica che viene fatta e che permette di individuare altre corrispondenze tra funzioni e serie, una cosa che può essere utile se dovete calcolare la somma. Allora vediamo qualche esercizio. Allora mi ero fatto tutto. Allora, dove iniziamo? Ecco, per esempio, iniziamo da questo qua.
Allora, questo è l'esercizio 11. N che va da 1 più infinito di radice quadrata di n di quadro più logaritmo di n alla a logaritmo bene. Allora, che cosa dobbiamo fare di questa serie? Allora, qui bisogna capire quando, se la serie converge oppure no. Bene, la domanda è, la serie converge? Allora, quindi adesso stiamo facendo esercizi riepilogando un po' tutto quello che abbiamo detto sulle serie. Questa non è una serie potente, è una serie numerica normale, non c'è nessun parametro. Beh, in realtà c'è un parametro, è il parametro A, bisogna discutere al variare del parametro A quando converge la serie. Allora, quindi prima cosa da fare è individuare il segno dei termini, qui i termini sono tutti evidentemente positivi, per determinare se converge o meno possiamo applicare qualche criterio che abbiamo visto. Qui, guardando un po' la forma del termine che avete, forse diciamo, la prima strada da provare a vedere, da percorrere, è quella di cercare di paragonare questo termine alla serie armonica generalizzata. Ricordo che la serie armonica generalizzata, che è un riferimento importante per questo genere di esercizi, è la serie che ha un termine generico di questa forma qui, va bene? E la serie, qui ricordo, questo è il risultato da ricordarsi, che questa serie qui converge, diciamo, possiamo mettere direttamente, converge se e solo se alfa è maggiore di 1, oppure alfa è uguale a 1 e beta maggiore di 1. Ricordatevi questa cosa qui, perché serve, e poi tanto la ritroveremo anche quando faremo le integrali, perché c'è un analogo anche per l'integrale, con la stessa con diciamo la stessa distinzione. Allora, quindi proviamo a applicare il criterio del confronto asintotico. Allora, il criterio del confronto asintotico ci dice: partiamo dal termine e cerchiamo di semplificarlo in maniera tale da arrivare a questo termine. Questo è arrivato alla 1/2. Allora, al numeratore abbiamo due infiniti, questo è più veloce, quindi questo è equivalente a n quadro, questo è elevato a 1/2, e qui sotto possiamo lasciare le cose così come stanno, n a 1/2 e logaritmo, qui possiamo mettere semplicemente n elevato all'1/2. Va bene? Qui abbiamo scaricato 1/2 sui vari fattori, questo l'abbiamo semplificato scrivendo n quadro. E quindi qui, adesso al prossimo passaggio, possiamo direttamente identificare chi è alfa e chi è beta. Questo qua varrebbe 1, quindi dovete portare l'1 sotto, quindi verrà n a 1/2 meno 1, e qui il logaritmo di n alla 1/2. Bene? Ok, allora adesso che siamo arrivati a questo, paragoniamo col risultato che ci dobbiamo ricordare. Allora, quando è che questa serie converge? Questa serie converge quando alfa, che è uguale ad a^-1, è maggiore di 1. Oppure quando questo è uguale a 1 e questo qui è maggiore di 1. Ma questo qui non è mai maggiore di 1, questo è uguale a 1/2. Quindi questa condizione qui non riuscirete mai a verificarla. Quindi l'unica condizione per la convergenza è questa qui. Quindi adesso risolviamo, quindi ci viene a mezzi maggiore di 2 e quindi a maggiore di 4. Bene? E quindi questo quindi la condizione finale per la convergenza è che il parametro sia maggiore di 4. Vediamo qualche altro esercizio, proviamo questo, è un esercizio simile, però è un po' più difficile valutare. Allora, oggi vi vedo particolarmente agitato, scusate che non va.
persone in contatto col mondo esterno, forse universi lontani da noi. Ci siamo? C'è una domanda su questo? Allora, proviamo questo. Questo è il 13. Allora, questo è dello stesso tipo di quest'altro, però un po' più complicato, perché è un po' più complicata l'analisi asintotica. Però l'analisi asintotica ormai è roba fatta. Allora, vediamo un po' questo. 2n è alla 1 su n alla 5a meno coseno di 1 su n alla 2a diviso logaritmo di n log n alla n più n alla n log n. Allora, qui, anche qui bisogna valutare la convergenza. Allora, ci sono, quindi il metodo da applicare è esattamente lo stesso, è più complicato perché i termini sono più complicati, ma l'idea è esattamente la stessa. Allora, il numeratore... Professore, scusi. Sì? 2n lo moltiplica sia e alla 1 su n. Sì, sì. Cioè, non prendi. Allora, il numeratore in realtà, appunto, dovrebbe ricordare qualcosa che abbiamo già visto in analisi 1. C'è l'esponenziale di un infinitesimo, c'è il coseno di un infinitesimo. Lo sappiamo che questo tenderà a 1 e che questo tenderà a 1, e sappiamo quindi che questa differenza tenderà a 0, ma non è che possiamo sostituire questa differenza con 0 spaccato, va bene? Perché è una cosa che tende a 0. Siccome qui bisogna valutare la velocità con cui le cose tendono a 0, non basta mettere al posto di questo termine 0, anche perché qui a fianco abbiamo un n che tende a più infinito, quindi c'è una forma indeterminata da rispettare. Quindi bisognerà capire in questa differenza che cosa si semplifica e cosa rimane. Il termine qui sotto, abbiamo il logaritmo della somma dei due infiniti. Questo esercizio, se mi ricordo bene, la somma di questi due infiniti l'ho messa perché tipo 15 giorni prima una persona che aveva fatto analisi 2 che faceva il corso di algoritmi gli capitò nel compito un esercizio, non la serie, ma dove alla fine, va bene, bisognava valutare quale dei due era più veloce, quale dei due infiniti era più veloce. Questo non lo sapeva fare. Allora, quindi io gliel'ho detto, però ho detto questa cosa non deve più accadere, quindi l'ho riproposto e adesso ve lo dico anche voi, così se vi ricapita. Non è che ci sia niente di nuovo, in realtà l'avrebbe dovuto sapere, ma non lo sapeva. Allora, come si fa a valutare? Cominciamo quindi da parte qui sotto. Come si fa a valutare su una somma, no? Qual è il termine che va a infinito più velocemente? Perché tanto quello rimarrà, no? Quando dovete... Quindi cominciamo a vedere il denominatore. Allora, logaritmo, anzi facciamo prima i due termini singolarmente. Allora, 1 è n log n elevato alla n. L'altro invece è la stessa cosa, solo che viene invertita base con esponente. Cosa bisogna fare in questi casi, quando uno ha un termine alla base e l'esponente che cambia? Che cosa deve fare? Allora, deve intanto, quello che gli mancava a questa persona era ricordarsi che questa roba qui conviene scriverla così. È vero che il numero dei logaritmi aumenta, ma non fa niente, perché in realtà basta sapere che cosa, una cosa molto difficile da ricordare, che il logaritmo del prodotto è la somma dei logaritmi n log n. No, questo sarebbe log n più log log n più n, cioè log log fa ridere, mi spiace. Che cosa possiamo, questa è la funzione, diciamo, che ci fa tanto ridere, no? Fa ridere anche dal punto di vista di come converge infinito, perché se il logaritmo era lento, quando fate componente logaritmo questa diventa ancora più lenta, no?
va bene? Quindi log log n è più lento di semplicemente log n, va bene? Provate, mettete dentro dei numeri, provate anche con la calcolatrice, e questo è incredibilmente più lento di quest'altro. Quindi in questa diciamo operazione che stiamo adesso svolgendo, qual è il termine più importante? Il termine importante è questo qua. Bene. Il termine importante è quello lì, quindi questo va come questo termine qua. Adesso vediamo l'altro. N log n. Il trucchetto è esattamente lo stesso, quindi si fa in modo di avere. Dunque, perché è difficile valutare qui quale dei due va più velocemente? Perché appunto i termini che cambiano siano sia la base che l'esponente, quindi questa cosa qui costringe a stare tutto quanto all'esponente. E diciamo che cosa accade? Accade che quando svolgete qui non è log log, non è la composizione. Anche qui c'è scritto log log, ma questo è un prodotto, questo è un prodotto, e quando fate il prodotto, allora il logaritmo di n al quadrato va più velocemente il logaritmo di n, no? Che lo componete con il quadrato. Quindi, in definitiva, quale dei due va più velocemente a più infinito? Beh, allora, paragonate queste due cose qui, no? Di questi due termini, questo è più veloce, questo qui è più veloce di questo, quindi vuol dire che questo qui va a infinito più velocemente. Va bene? Va più infinito più velocemente questo di quest'altro. Ok? Chiaro perché? Un altro indizio per capire che questo va infinito più velocemente è perché, diciamo, siccome sono solo scambiate base con esponente, è chiaro che se mettete la funzione più veloce, cioè n log n, all'esponente, questa andrà più velocemente. Questo, diciamo, è intuitivamente quello che bisognerebbe guardare. Bisogna guardare l'esponente rispetto alla base. Comunque, insomma, alla fine abbiamo detto che questo termine qui va a infinito più velocemente. Bene, quindi uno fa questo paragone e quindi vuol dire che questo qui va a infinito più velocemente. Allora, quindi il termine di sotto come si semplifica? Allora, il termine di sotto a n non lo so riscrivere tutto quel termine lì, quindi quello che rimane è logaritmo di n, cosa c'è scritto? N log n. Va bene, allora così abbiamo un po' aggiustato il denominatore, poi continueremo con l'analisi. Adesso vediamo il numeratore. Allora, sul numeratore ci vuole un po' meno fantasia, perché in realtà qui bisogna valutare in questa differenza, no? È alla 1 su n alla 5a, che cosa succede? Meno coseno di 1 su n alla 4a. Quindi uno deve ricordarsi gli sviluppi, no? 2a. 2a. 2 che cosa? 2? 2a. Allora, uno deve ricordarsi gli sviluppi. Allora, lo sviluppo di e alla x in 0, diciamo che alla x è 1 più x. Quando scrivete l'equivalenza qui, qui potete mettere quanti termini volete, va bene? È chiaro che la difficoltà è capire quanti termini realmente mi servono. Tanto uno, perché ne scrive almeno due? Perché già so che 1 e 1 andranno via, quelli li perdo sicuramente, quindi scrivo 1 e poi scrivo il successivo, va bene? Poi devo metterci anche coseno di x. Coseno di x è 1 meno 1 mezzo in quadro, Bene, guardate che me ne servono di più, va bene? Senz'altro meno di questo non posso utilizzare, perché ho bisogno di questi due che vadano via e ho bisogno che rimanga almeno qualcosa, bene? Allora, facciamo la differenza, vediamo un po' che cosa succede. Allora, qui c'è 2n. Allora, quando faccio la differenza, che cosa, per giustificare che questi due termini bastano, che cosa deve succedere? Deve succedere che in questa differenza questi due termini non devono andare via. Andranno via? Proviamo a scriverli. 2n, allora c'è 1 più 1 su n alla 5a.
E poi c'è questo qui, c'è meno 1 meno 1 mezzo, poi dobbiamo fare questo al quadrato, quindi viene 1 su n alla 4a. Bene? Ok? Attenzione, stiamo ancora cercando di capire se qui lo sviluppo è basta oppure no. Allora, adesso la differenza, sto 1 e 1 che va via, l'avevamo già previsto, è quello, non ci serve più. Rimangono dei termini. Adesso questi due possono semplificarsi? No, non si semplificano per vari motivi. Il primo è che in realtà qui verranno sommati, no? Con questo meno, meno, diventa più. Ma anche se fossero, anche se fosse una sottrazione, uno abbiamo 1 alla n5a, l'altro 1 n4a, per semplificarsi dovrei avere che 5a è uguale a 4a, va bene? Però diciamo, adesso a parte il caso a uguale a 0, diciamo questa cosa non si verifica, va bene? Quindi in questa differenza non ci sarà un'ulteriore semplificazione, quindi uno dei due termini rimarrà. Qual è il termine che rimane? Allora, il termine che rimane è quello l'infinitesimo più lento, no? Questo va come n alla 5a, questo è n alla 4a, anche se non so quanto a e quanto è a, tutto dipende dal coefficiente che c'è davanti. Quindi in questa cosa qui, allora qui dobbiamo metterci questo, questa cosa qui rimane questo termine qui, quindi vi rimane un mezzo n alla 4a. Bene? Ok? Quindi tra questi due non vanno via, ne rimangono entrambi, poi si prende quello che va a zero più lentamente, cioè questo qui. Allora adesso faccio ulteriormente la semplificazione, questo e questo va via, e quindi abbiamo 1 su n alla 4a meno 1. Ok? Allora, adesso vediamo qui sotto e mettiamo anche questa informazione. Quindi di tutto il numeratore rimane 1 su n alla 4a meno 1. Va bene? Allora, qui c'è non un uguale, ma... Bene, avete visto come ho semplificato il numeratore di numeratore. Allora, adesso qui anche possiamo fare qualche semplificazione. Allora, questo qui lo scriviamo in basso. Qui il logaritmo di questo, che quanto viene? Viene il logaritmo di questo viene, portiamo fuori l'esponente, viene n log n per logaritmo di n. Allora questo per questo fa 1 su n alla 4a, è più attenente al logaritmo di n al quadrato. Bene, vediamo un po' se torna, che se domani ok, va bene. Adesso ormai è stato semplificato, possiamo applicare il criterio di confronto asintotico. Qui c'è una serie armonica generalizzata. Attenzione, qui rispetto a prima l'esponente del logaritmo di n è 2, 2 è maggiore di 1, quindi questa roba qui converge. Per quali a? Bisogna imporre che alfa, cioè 4a, sia maggiore o uguale a 1, non solo maggiore. Prima era solo maggiore perché qui c'era un mezzo. Quando questa esponente qui è maggiore di 1, bisogna metterci maggiore o uguale. E quindi qui avete che la condizione è a maggiore o uguale di un quarto. Questa è la condizione di convergenza. Bene? Ok? Questo
Allora, qui l'esercizio non chiede di trovare il dominio di convergenza, ma di trovare solo il raggio di convergenza. Bene, quindi è una, intanto una serie di potenze, quindi abbiamo cambiato leggermente argomento, queste fino adesso erano solo serie numeriche. Allora, questa è una serie di potenze perché compare anche la x. Se compare la x vuol dire che è sottinteso che vi chiedo quello che accade solo sui reali, e bisogna calcolare solo il raggio di convergenza, quindi quanto vale r. Il centro automatico è 0, quindi in 0 questa serie converge perché tutti i termini a parte, anzi tutti i termini valgono 0, quindi senz'altro converge. Adesso vediamo quanto lontano da 0 possiamo andare per conservare la convergenza. Allora, il termine è questo qui, quindi tutto questo qui è a n, e per calcolare la convergenza abbiamo o la radice ennesima o invece il rapporto tra due consecutivi. Meglio fare il rapporto perché c'è il fattoriale. Allora, calcoliamo il limite per n che tende a più infinito di a n più 1 diviso valore assoluto di n. Qui i valori assoluti magari ce li mettiamo perché in generale non sappiamo il segno che avrà. In questo caso il segno è maggiore uguale a 0, quindi questi valori assoluti non ci creeranno nessun problema. Al primo passaggio vi consiglio di scrivere per bene i termini e non confonderli con gli indici. Quindi questo è n più 1 fattoriale al quadrato. Mettete le parentesi, e quello di sotto è 2n, attenzione, cioè 2n fattoriale, vuol dire prima dovete calcolare 2n, anzi 2n più 1, e poi dovete calcolare il fattoriale. Attenzione che per il fattoriale non valgono proprietà tipo questa roba qui, non è 2 fattoriale per n fattoriale, non pensate che tutte queste cose che uno magari fa con altre operazioni valgono per tutta l'operazione, no? Dipende dall'operazione. Per fattoriale proprio non è vero. Allora, quindi questo qui sarebbe an più 1. Adesso mettiamoci anche an, an ce l'abbiamo già, allora se non dobbiamo fare nessuna fatica lo ribaltiamo. 2n fattoriale diviso n fattoriale al quadrato. Va bene? Allora, quindi c'è questo doppio rapporto di fattoriali. Va bene, adesso semplifichiamo. Che cosa dobbiamo cercare di semplificare? Questi due e questi due in qualche modo. Allora vediamo un po' che operazioni possiamo fare. Allora, questi due qui sono entrambi al quadrato, quindi possiamo dire che dovrebbe essere questo su questo elevato al quadrato. Ma quando fate n più 1 fattoriale su n fattoriale, ormai non dovrebbe essere più un segreto, questo fa n più 1. Quindi quando semplificate questi due termini ottenete n più 1 al quadrato. Adesso attenzione a questi due. Questo qui, guardate, dovete rispettare l'ordine delle parentesi, va bene? Quindi qui c'è prima fare questa operazione qua vi dà 2n più 2. Poi bisognerebbe fare il fattoriale e poi bisognerebbe confrontarlo con 2n fattoriale. Allora, quando semplificate i fattoriali ovviamente avete un numero e un altro, nella semplificazione rimarranno alcuni fattori del numero più grande. Il numero più grande è 2n più 2, il numero più piccolo è 2n. Quando semplificate dovete togliere tutti quei fattori che sono in comune. E qui i fattori in comune sono, cioè i fattori che non sono in comune sono 2n più 2, ma anche 2n più 1, perché quando cominciate a scrivere il fattoriale scrivete 2n più 2, 2n più 1, poi ci sarebbe 2n, bene? Il raggio di convergenza è reciproco di questo risultato e quindi è 4. Che non fanno zitti.
pezzo di carte. Allora proviamo a fare questo. Anche questo è il calcolo di un raggio di convergenza, però c'è una piccola sottigliezza da non vorrei creasse qualche problema. Questo è l'esercizio 17. Già per il numero che porta. Allora, quindi adesso ho calcolato il raggio di convergenza per la serie di prima. Anche qui mi chiede il raggio di convergenza. Benissimo, adesso ho il coefficiente a n che è questo. Adesso qui ho delle potenze di n, va bene? E quindi forse la cosa migliore è applicare, cioè, applicare la formula del raggio di convergenza a quello con la convergenza, a quello con la radice. Quindi quello che vorrei scrivere è questo il limite, vorrei provare a calcolare questo limite qua. Bene. Allora, questo qui mi darà 1 su r. Vediamo un po' in questo caso che cosa succede. Allora, quanto vale a n? Quanto vale a n? Ecco, è ovvio, cioè so leggere anch'io questo, ma non è quello. Non è quello. Qual è il problema? Perché non è questo n? Possiamo spostare. Sulla quarta, possiamo spostare sulla quarta. Sì, adesso ce l'abbiamo. Allora, questo qui non è a n, va bene? Non è a n se io scrivo quello. Allora dice, ma perché prima lo era? Allora, perché voi non dovete guardare solo quello che sta, diciamo, da questa parte rispetto alla x. Quando voi scrivete, no, la teoria, no? Uno dice, la formula è questa. Come faccio a identificare a n? A n non è quello che sta a sinistra di x alla n. Va bene? O meglio, quello che sta a sinistra di genericamente la potenza di x. No, è quello che sta a sinistra della potenza di x alla n. Qui c'è x alla 4n. Quindi questo qui è a di 4n. Bene. Per identificare a n, voi dovete guardare a n è per definizione il coefficiente di x alla n. Bene. Questo qui è a alla 4n. Bene. E quanto vale a alla 4n, a di 4n più 1? Quanto vale a di 4n più 1 in questo caso qua? A di 4n più 1 in questo caso qua quanto vale? A di... questo qui è a di 4n. A di 4n più 1 quanto vale? Allora, avete capito questa corrispondenza? Dovrei cercare il coefficiente di x alla 4n più 1. C'è qui dentro 4n più 1? Questi adesso che ho fatto l'algebra e l'odio, questi indici qua cosa vi danno? Tutti? Quando scorrete il... Forse non avete fatto ancora i resti, forse non... n che va da 1 a infinito. So ragazzi, ci sono dei rapporti tra le discipline, tra le materie come vengono chiamate dalla segreteria. Allora, x alla 4n, quando variate n che va da 1 a infinito, che insieme vi dà? I multipli di 4. Questo multiplo di 4, 4n più 1? No. E quindi vuol dire che in questa serie non c'è il qui ci sono solo multipli di 4, quindi il coefficiente, vuol dire il termine con x alla 4n più 1 in questa serie non c'è, e quindi quanto vale a 4n più 1? 0. Allora, quindi state attenti quando trovate scritta questa roba qui, perché il coefficiente qui cosa dovrei dire? Dovrei dire che in generale a n vale qualcosa che è diverso da 0 quando n è un multiplo di 4, vale invece 0 quando invece non è un multiplo di 4. Allora, una possibilità potrebbe essere questa.
Un'altra possibilità per non fare confusione con gli indici, ma la cosa importante è che abbiate capito questo, che per trovare a n dovete prima trovare la potenza di x con l'indice corrispondente davanti, quindi se voi dite che questo è n sbagliate, va bene. Allora cosa si può fare? Si può fare una piccola semplificazione che vi permette di aggirare l'ostacolo. Allora qual è questa semplificazione? Facciamo una piccola sostituzione, proviamo y uguale a x alla 4n, tanto, scusate, a x alla quarta, tanto questa è un'operazione che vedremo anche in altri casi. Bene, allora se facciamo questa operazione qui cosa otterremo? Otterremo, sembra che non cambi nulla, invece cambiano molte cose. Qui c'è adesso y alla n. Bene. Adesso la serie è cambiata, i coefficienti, dovrei cambiare anche il nome dei coefficienti, ma diciamo, studiamo questa serie qui, va bene? Adesso il termine a n che sta diventando yn è veramente questo termine, va bene? Quindi proviamo ad applicare adesso la radice ennesima. Allora proviamo ad applicare quindi il raggio, e attenzione, però troveremo il raggio rispetto a y, non rispetto a x. Quindi quando cercate il dominio di una serie dipende dalla variabile che avete in considerazione. Qui la variabile è y, questa è una serie, questa è un'altra serie. Quando cercherete il raggio lo cercherete rispetto a questa variabile, quando cercate il raggio qui lo cercate rispetto a quell'altra variabile. Poi c'è un rapporto tra queste due variabili che è dato dalla definizione che avete dato voi di y. Poi vediamo come si fa a passare. Va bene, allora adesso che abbiamo una bella corrispondenza possiamo calcolare la radice ennesima. Allora facciamo limite per n che tende a più infinito di n-1 su n più 1 alla n quadro, devo fare la radice ennesima, quindi elevo tutto alla 1 su n, quindi faccio così. Allora, questo e questo vanno via, limite per n che tende a più infinito di n-1 su n più 1 alla n, quanto fa questo limite? Quelli che stanno pensando 1 dovrebbero fare un esame di coscienza. Perché non puoi dirlo direttamente che vale 1? Non è che se come questo tende a 1, 1 all'infinito fa 1. Se fai i ragionamenti ancora così, insomma, siamo messi male. Allora, che cosa bisogna fare? 1 all'infinito è una formula indeterminata, non è che vale 1, è una formula indeterminata, allora bisogna fare qualche altra semplificazione. Allora, come possiamo fare? Qui sono vari modi, per esempio possiamo raccogliere n e semplificare, quindi viene questo numeratore e questo al denominatore. Quando raccogliete n dentro, no? L'n si semplificerà, viene fuori questo. Tutto questo è ancora elevato alla n, quindi questo alla n e questo alla n, va bene? Adesso abbiamo ancora 1 all'infinito, 1 all'infinito, però questi dovrebbero essere un po' più riconoscibili. Quanto fa questo limite qua? Sì. Allora, questo qui fa e questo invece fa 1 su n. Adesso più che mai che i corsi sono stati riuniti, no? Ancora più di prima, non è che uno si è dimenticato quanto fa sta roba. 1 più a su n alla n è uguale a n. Quindi questo è 1 su e al quadrato, bene? Ok? E quindi vuol dire che il raggio di convergenza rispetto a y, allora per distinguere questa cosa magari ci mettiamo una piccola y qui, oppure scriviamo r rispetto a y, è uguale a quanto? A e al quadrato. Bene? Ok? Va bene, allora, quindi questa cosa vuol dire? Guardiamo adesso un po' quella che era la corrispondenza tra y e x alla quarta, no? Che relazione ci sarà tra il raggio di convergenza di x rispetto a y? Allora, qui questo vorrebbe dire che per esempio la serie convergerà senz'altro quando y è il modulo minore del raggio di convergenza, cioè minore di e quasi. Quanto è uguale a y? Y è questo qua, quindi questo è uguale a x alla quarta,
Allora, se voglio trovare una condizione su x, che cosa devo fare? Dovrò prendere la radice quarta di questo. Faccio la radice quarta, mi viene modulo di x minore di e al quadrato allo quarto, e quindi radice di e. Bene? L'ultimo passaggio dice: come faccio dal raggio di convergenza rispetto a y a trovare quello rispetto a x? Il raggio di convergenza vi dice che la convergenza ce l'avrete all'interno, non so sul bordo, ma all'interno sarà quando il modulo di y è minore di e quadro. Va bene? Sì? Minore di e quadro. Ma y è uguale a x alla quarta. Va bene? Abbiamo scritto qua. È uguale a x alla quarta. Allora, come faccio a tradurre la stessa condizione? Voglio che mi venga fuori una cosa del tipo modulo di x deve essere minore di qualcosa. Vabbè, allora adesso la relazione è questa. Vuoi trovare quanto vale x? E fai la radice quarta. Fai la radice quarta e ti verrà la radice di x. Ricordo che quando fate la radice quarta di x alla quarta non viene x, viene un modulo di x, no? Professore, ma sì. Si poteva fare sin dall'inizio la radice quarta? Allora, un'alternativa era quella di fare qui, di elevare tutto questo non alla 1 su n, bene, perché questo non è a n, ma elevarlo alla 1 su 4n, avessi trovato la stessa identica cosa, bene? Anche se c'è una piccola insomma c'è una sottigliezza che però non è importante. Comunque lo stesso risultato si poteva tenere identificando questo come a di 4n, e quindi quando applicate la radice ennesima dovete fare così. Quindi fate questo qui elevato alla 1 su 4n. Cosa avreste ottenuto? Avreste ottenuto lo stesso risultato che abbiamo ottenuto noi, solo elevato, il risultato che abbiamo ottenuto noi elevato alla 1 quarto, e quindi sarebbe ancora venuto 1 sulla radice di n. La cosa più pulita è farlo con la sostituzione, ma altrimenti non so. Qui bisogna trovare se converge, e se converge bisogna trovare anche la somma, bene? Allora, se provate ad applicare il criterio del rapporto a questa serie, troverete facilmente che la serie converge, quindi occupiamoci solo della somma della serie. Quanto vale questa somma? Allora, quanto vale questa somma vuol dire che uno deve ricordarsi le uniche somme che sa fare la somma della serie geometrica, è la somma di tutte quelle serie che hanno a che fare con quelle funzioni che, di cui vi ho parlato anche la volta scorsa, quindi o sarà il seno, o l'esponenziale, o il logaritmo, o l'arco tangente, insomma non è che si può andare tanto lontano. Allora bisogna intanto pensare a quale di quelle serie assomiglia a questo termine, va bene? Allora, per esempio per il seno, coseno, esponenziale ci sono dei fattoriali, quindi non c'è nessun fattoriale. Per l'arco tangente ci sono i reciproci, sì, ma solo delle potenze dispari, qui invece ci sono tutti quanti. Insomma, è abbastanza facile immaginare, visto che è un esercizio che viene dato, che la serie di riferimento qui sarà la serie del logaritmo. Allora, infatti la serie del logaritmo, l'ho scritta prima, in realtà non è proprio uguale a questa, cioè se fosse così semplice basterebbe sostituire, ma non è così immediato, c'è ancora qualche passaggio da fare. Allora, vediamo un po' che cosa c'è che non va. Allora, innanzitutto c'è un 1 su n, ok? Poi qui avrei bisogno del z alla n, invece qui c'è 3 alla n, 4 alla n più 1. Allora, cerchiamo intanto di unificare questi 3 e 4. Siccome hanno esponenti diversi non si può fare così com'è, però insomma possiamo fare in modo che qui venga fuori 4 alla n facendo che cosa? Questo è 4 alla n per 4, il 4 superfluo lo tiriamo fuori dalla sommatoria, e quindi cosa facciamo come primo passaggio? Raccogliamo fuori il termine che non ci piace, cioè un quarto,
ci rimane tra la n su 4 la n, e quindi ci rimane 1 su n, e qui ci rimane 3 quarti alla n. Bene? Ora, sarebbe molto comodo, adesso che qui non ci fosse questo termine qui, bene? Adesso, o si fa in modo da convincere questo ad assomigliare a quest'altro, oppure si fa una volta per tutte un ragionamento su questo in maniera tale da ottenere questo qui. Diciamo, qui quale serie ci farebbe comodo? La serie che ci farebbe comodo è questa. Allora, 1 su n, e qui ci sarebbe zn. Se io sapessi quanto vale questo, questo è di questo tipo, basterebbe sostituire al posto di z a 3 quarti, trovare quanto vale la somma e poi moltiplicare per un quarto. Quanto vale questa? Questa e questa sono molto simili, come facciamo a ricondurre una all'altra? Allora vediamo un po' di tirare da fuori questa una volta per tutte, così questi passaggi non occorre che li facciate un'altra volta. Lo cancello un attimo e lo ricavo da qui. Allora, qui come si può fare? Allora, guardate un po' questi passaggi che possono servire in altre situazioni. Allora, questa qui la possiamo riscrivere in questo modo. Anche qui c'è una potenza diversa. Allora, togliamo un meno 1, lo portiamo fuori. E poi ci sarebbe quindi un meno 1 alla n e un z alla n. E allora questi li mettiamo assieme. Queste sono tutte operazioni che... adesso vedendole le potete rifare in altre situazioni se vi possono sembrare comode. Ok, allora scusate, qui c'è z ovviamente. Adesso c'è questa uguaglianza qui? Benissimo, allora il meno lo portiamo dall'altra parte, quindi ci viene meno logaritmo di 1 più z uguale alla sommatoria n che va da 1 infinito di meno z alla n su n. Questo meno lo scarichiamo dentro e quindi questo qui viene il logaritmo di 1 su 1 più z. Allora, siamo quasi vicini alla formula che ci interessava. La formula che ci interessava al posto di meno z c'aveva z. Benissimo, allora cosa possiamo fare? Sostituiamo z con meno z. E se sostituiamo z con meno z, che cosa otteniamo? Otteniamo che il logaritmo di 1 su 1 meno z è uguale alla somma che va da 1 a più infinito di z alla n su n. Allora, quindi, o insieme alla tabella che vi ho dato vi ricordate anche questo risultato qui e quindi lo potete applicare direttamente, oppure basta ricordarsi questa e ci sono dei semplici passaggi che permettono di passare da una forma all'altra. Sulla dispensa è fatto ancora in un'altra maniera, sempre girando attorno a queste serie. Questa è un'altra corrispondenza. Qui il dominio di questa qui è, mi raccomando, l'intervallo meno 1 aperto, 1 chiuso. Qui, siccome abbiamo cambiato z con meno z, le cose si sono invertite, quindi avrete da meno 1 compreso a 1 invece escluso. Vabbè, insomma, o un estremo o l'altro, vale questa formula. Qui in realtà la formula andrebbe applicata per 3 quarti. 3 quarti sta ben interno a quell'intervallo, quindi cosa posso fare? Posso dire che questo è uguale a 1 quarto per... allora qui z vale 3 quarti, quindi qui z vale 3 quarti. E quindi qui otterremo logaritmo di 1 diviso 1 meno 3 quarti. Bene, la formula è questa, quindi 1 meno 3 quarti, facciamo il conto, vediamo quanto viene fuori, 1 quarto, qui viene 3 quarti, qui viene 1, va sopra, quindi logaritmo di 4, logaritmo di 4 è 2 al quadrato, il 2 lo portate fuori, quindi viene 1 mezzo logaritmo di 2. Togliamo 3. Bene? Ok? Quindi... quando, se volete, anche questa è abbastanza facile ricordarsi perché corrisponde un po', assomiglia alla serie geometrica, solo che c'è diviso n, e questa è la formula della serie geometrica, va bene? Questa dipendenza qui in realtà ha una ragione. Se voi prendete la serie geometrica e invece di derivare integrate termine a termine, anche se non sapete ancora come si fa l'integrazione, otterrete esattamente questa formula.
Va bene, comunque, diciamo, un modo o nell'altro uno può ricavare la somma e quindi trova la somma della serie. Allora, prima dobbiamo fare questo qua. Dominio di convergenza di questa serie. Attenzione, questa serie non è una serie di potenze. Perché non è una serie di potenze? Perché questa, vabbè, è coefficiente a n, visto che sta di fronte alla potenza n, ma qui non c'è x alla n, va bene? Non c'è z alla n, c'è 1 meno valore assoluto di x alla n, va bene? Quindi così come è scritta non è una serie di potenze rispetto a x. Certo, la serie di potenze qui avrà un ruolo importante, però prima di fare questa, prima di tirarla in gioco, bisogna cambiare la variabile. Allora, prima ci si riconduce a una vera serie di potenze e si pone tutto questo 1 meno valore assoluto di x uguale a y. E si prova a studiare la serie rispetto a y. Si troverà il dominio rispetto a y e poi si converte tutto nel dominio rispetto a y. Allora, vediamola rispetto a y, quindi rispetto a y il termine an è proprio uguale al logaritmo di 1 più 2 su n. Proviamo a fare per esempio diciamo la radice, dobbiamo trovare i raggi di convergenza. Allora, per fare questo possiamo provare a fare la radice ennesima. Allora, troviamo il raggio di convergenza rispetto a y. Allora, a n il modulo alla 1 su n sarà uguale a questo elevato all'1 su n. Per 1 su n, questo qui è il logaritmo di 1 più un infinitesimo, quindi questo qui è equivalente asintoticamente a infinitesimo, cioè a 2 su n, e quindi qui posso dire che questa roba qua è equivalente a 2 su n alla 1 su n. Adesso faccio il limite, la limite di n alla 1 su n vale 1, il limite di 2 alla 1 su n anche quello vale 1. Quindi tutto quanto tende a 1, quindi il raggio di convergenza rispetto a y è 1. Ora, come, qual è il, per completare il dominio rispetto a y dovrei vedere agli estremi che cosa succede. Gli estremi quali sono? 1 e meno 1. Allora proviamo a vedere cosa succede per y uguale a 1. Per y uguale a 1 la serie verrebbe logaritmo di 1 più 2 su n, con n che va da 2 più infinito. Quando ci mettete 1, qui verrà 1 alla n. Questa serie converge? Allora, l'unico ragionamento asintotico che dobbiamo fare è che logaritmo di 1 più, 1 più 2 su n è asintoticamente equivalente a 2 su n. Quindi questa serie qui, questo termine qua, è asintoticamente equivalente a 2 su n. Ma la serie 2 su n diverge, e quindi deve divergere anche questa. Quindi questa qui tende a più infinito. E quindi vuol dire che questo non appartiene al dominio rispetto a x. Vediamo l'altro estremo. L'altro estremo è meno 1, visto che il raggio era 1. Vediamo per meno 1. Per y uguale a meno 1 cambiano poche cose, perché il termine rimane questo, e qui c'è un meno 1 alla n. E allora che cosa possiamo applicare? Beh, non possiamo più applicare il confronto asintotico, però possiamo notare che questo termine, questo qui, è maggiore o uguale a 0 e tende a 0, anzi non ancora, maggiore o uguale a 0, tende a 0 decrescendo. Perché? Perché 2 su n è decrescente, logaritmo di 1 più x è crescente, componente diventa decrescente.
Quindi questo decresce a 0, quindi per Leibniz questa serie converge, e allora vuol dire che meno 1 appartiene al dominio. Bene, allora abbiamo trovato il raggio, abbiamo visto agli estremi che succede, quindi rispetto a y adesso possiamo scrivere il dominio completo. Il dominio completo è l'intervallo meno 1, 1 dove prendiamo l'estremo sinistro, quindi meno 1 ci sta e 1 non ci sta. Bene? Questo è il dominio rispetto a y, però qui ci chiedeva la x, va bene? E allora si fa una cosa che facevamo già all'analisi di 1. Come si fa a trovare il dominio rispetto a x? Si fa quello che abbiamo fatto prima nell'esercizio, quello con x alla quarta. E cosa bisogna fare? Bisogna trovare, diciamo, la corrispondenza è che 1 meno valore assoluto di x è uguale a y, quindi se y deve stare in un certo insieme, cerchiamo quali sono i corrispondenti x tali che la y stia in quell'insieme. Qual è questo insieme? L'abbiamo detto, questo. Allora, quindi questo vuol dire che y deve essere minore di 1, di questo non è compreso, e maggiore o uguale a meno 1. Però dobbiamo trovare x adesso. Vabbè, allora troviamo x. Sono due disuguaglianze, cioè questa e questa qui. Allora, facciamo prima questa qua. 1 meno valore assoluto di x minore di 1. Che vuol dire? Vuol dire che 1 si semplifica, questo si implica che l'1 si semplifica, otteniamo questa. Quando è verificata questa? Per x diversa da 0, quindi x diversa da 0. Devono essere verificate tutte e due, quindi questa deve essere verificata e deve essere verificata anche quest'altra. Adesso troviamo anche l'altra, quanto fa? Meno 1 minore uguale di 1 meno valore assoluto di x. Allora, il valore assoluto di x lo portiamo da questa parte, cioè l'1 lo portiamo dall'altra, quindi verrà 1 più 1. Bene? E allora le due condizioni sono che x deve essere diverso da 0 e il modulo x deve essere minore o uguale a 2. Quindi qual è il dominio rispetto a x che ci è stato chiesto? Allora, se il dominio rispetto a x vuol dire che la x deve verificare con le due disuguaglianze, se lo voglio scrivere come intervallo, che cosa posso scrivere? Allora, questo sarebbe l'intervallo meno 2, 2. Non devi prendere tutti i punti perché devi togliere lo 0, quindi potresti scriverlo così, meno 2, 2, e poi togliere lo 0 che non va bene. Ok? Allora, facciamo ancora questo. Scusa gli amici a casa perché la telecamera la sto muovendo con una certa lentezza. Trovare la somma di questa serie. Bene. Allora, la somma di questa serie contiene come termine questa roba qui, bisogna solo leggere bene quello che c'è scritto, non c'è niente di complicato. Questo è scritto il minimo tra questi due valori. Bene. C'è la successione NE,
e la successione 4 è su n più 1. Va bene, sono due numeri, la varietà di n è una coppia di numeri. Di questa coppia di numeri si prende sempre il più piccolo. Bene? Allora, è chiaro che il primo passaggio è quello di cercare di semplificare questa roba qui. Cosa vuol dire questa roba qui? Cerchiamo prima di tradurre questa roba qua. Allora, innanzitutto, avete capito la definizione di questo? Sì, molto annoiato. Allora, se avete capito, non avrete difficoltà a capire che questo è si può portare fuori. È ovvio, no? Allora, no, c'è da ridere, ma guardate, è una cosa di una semplicità abissale. Cioè, no? Due numeri, per confrontare due numeri, è inutile, no? Se tu hai 3A e 3B, per capire qual è il più grande, che ti importa sapere la moltiplicazione per 3? Basta vedere tra A e B qual è il più grande, no? La stessa cosa, l'E non c'entra niente, no? Allora, tra n e 4n più 1, riusciamo a distinguere qual è il più piccolo di questi due numeri? Beh. Allora, qual è il più piccolo di questi due numeri? 4n. Qual è il più piccolo di questi due numeri? Allora, la risposta è dipende, no? Dipende dal valore di n. Allora, questa è una funzione crescente, no? N. Questa è una funzione decrescente, quindi a un certo punto per n uguale, dunque c'è anche n uguale a 0, no? Da 0 in poi, no? Per n uguale a 0, questo è 0, questo è 4, poi piano piano questo cresce, questo decresce, da un certo punto in poi sarà sempre questo, per alcuni punti sarà questo più piccolo. Allora, quando è che è questo? Allora direi, diciamo un po', allora per n qui c'è 4n più 1. Allora, per 0 qui abbiamo 4, per 1 qui abbiamo 2, per... Bene, è chiaro questo? Bene, allora vediamo un po' allora come si traduce questa roba qua. Allora abbiamo detto, la E non c'entra niente per distinguere il minimo, quindi lo portiamo fuori, quindi E. Qui c'è una sommatoria, la sommatoria adesso deve distinguere tra... quando n è uguale a 0,1 da quando n è maggiore o uguale a 2. Come facciamo a distinguere? Allora, quando è uguale a 0 aspetta, era n, ah scusate, qui c'è un fattoriale, cambia assolutamente, no, in realtà cambia perché per n uguale a 0 questa roba qua deve essere definita. Allora, quindi per n uguale a 0, tutta questa roba qui quanto uguale? 0. Tutta questa roba qua, quanto uguale? Per n uguale a 0. Per n uguale a 0? 0, quindi non scriviamo 0. Per n uguale a 1? Allora, questo è meno 1. Va bene? Quindi questo è 0, questo era n uguale a 0, questo è uguale a n uguale a 1, la E l'abbiamo già messa davanti, non ci importa. Adesso servono tutti gli altri li scriviamo qua. Più n che va da 2 a più infinito, la formula è 4 su n più 1, quindi 4 su n più 1 meno 1 alla n per n fattoriale. Bene? Bene, questo secondo passaggio siamo arrivati. Ok? Siamo? Allora, questi ormai non ci importano più. Adesso devo un po' capire cosa fa questa serie qua. Allora la scriviamo qui a parte, che così non ci confondiamo. Allora, il 4, questo 4 non dipende da n, scriviamolo qui fuori. È rimasta questa parte dentro. Allora, questo è un meno 1 alla n. Questo che cos'è? Quello è n più 1 fattoriale. Ora,
Quindi tutta la complicazione adesso sta nel capire quanto vale questa serie qui. Per calcolare la somma di questa serie, che serie di riferimento ci serve? Di quale funzione? Dell'esponenziale. Ricordiamo che l'esponenziale, la formula è questa. Questa ci assomiglia. Bisogna ancora aggiustare alcune cose. Innanzitutto qui c'è un n più 1 fattoriale. Vogliamo farlo diventare n fattoriale? Che così le cose vanno meglio? Allora, facciamolo diventare n fattoriale. Come si fa a farlo diventare n fattoriale? Non è che devi cambiare i termini della somma, ma se qui parti da 2, qui avrai tutti i reciproci da 3 fattoriale in poi, giusto? Tu parti da 2 qui, qui avrai tutti i reciproci con 3 fattoriale in poi. Allora mettici direttamente che n parte da 3 e fai il fattoriale. Poi qui c'è il cambio di segno, e qui il cambio di segno dobbiamo metterlo, però dobbiamo stare attenti alla sostituzione che abbiamo fatto. Allora vediamo un po'. Quando qui partivo dal primo termine, qui ci mettevo 3 fattoriale, qui che segno avresti avuto? Meno uguale a 2. Positivo. E quindi anche qua quando parto devo avere positivo. Se il primo coefficiente è dispari, cosa basterà fare qua? N più 1. E allora il più 1, cioè il cambio di segno, lo scriviamo qui o lo mettiamo qui fuori, è la stessa identica. Queste sono tutte cose con gli indici dovete saperle fare, bene? Si tratta solo di capire la definizione sommatoria, non c'è niente di profondo, bene? È una cosa di simboli, va bene? Allora, questa qui è quasi pronta, quanto è uguale questa? Quanto è uguale? Allora, questa qui, a parte il segno meno, è questa qui valutata per quale x? Per meno 1, quindi diciamo quello che ci interessa è quando qui c'è meno 1. Quando c'è meno 1, questo qua è uguale a 1 su e, va bene? Ma è 1 su e se parti da 0, qui non stai partendo da 0, stai partendo da 3. Quindi ci metti 1 su e, va bene? Come se partissi da 0, e poi ci togli i termini corrispondenti a n uguale a 0, n uguale a 1. E n uguale a 2. Quali sono questi termini? Per non confonderti, li istruisci qui dentro e vedi quanto sono. Sono quindi meno, qui ci apre una parentesi, allora per 0 è 1, per 1 è meno 1, per n uguale a 2 è un mezzo. Bene? Quindi questa roba qui è uguale a questo. Questi due qua si semplificano. E quindi questa somma vale meno 1 su e più un mezzo. Bene? Ok, allora, ormai è fatta, mettiamolo qui dentro, abbiamo finito. E come dici? Ma che meno per meno? Meno e meno. Allora, quindi quanto viene? Viene meno 1... che era questo qui, più 4 volte questa roba qua, adesso facciamo il conto. Allora qui ci abbiamo meno 1 più 2, quindi 1, poi c'è un meno 4e, quindi viene e meno 4. Va bene? Chiaro? Allora, basta così, ci vediamo domani.